A proposito del quasi monacale, c'è questa attesa messianica del crollo del capitalismo, che è sempre presente, che Gerardo cerca di contrastarla continuamente nel nostro paese. Beh, il segretario della federazione, non vi dico quale, quando un mio collega dell'unità, un po' più grande di me, gli disse che si sposava, lui dice: senti, compiti la stanza da letto con le rate più piccole, 25 anni di rate per solo per la stanza da letto. Dice: ma perché? Io qualcosa di più la posso pagare? No, perché come non so, ma tu non paghi più. E la stanza da letto è stata pagata per 20 anni. Io ricordo il tempo dell'unità è stato il più bello, no? Per quel giornale, che usciva poi da situazioni tremende, da essere il bollettino di partito, valutato, terribile, che non doveva dire certe cose, che doveva dire continuamente altre, e che poi si fa travolgere da uno scandaletto idiota che costa parecchio al nostro giornale. Vi dico subito, insomma, Marina Maresca, quando c'ero io al giornale, era stata messa da me a fare l'archivio, a scrivere sì, appunto. No, dico, poi io me ne vado a Paese Sera e lei va a Roma e io la trovo a Roma, inviata, che mi invita a cena e mi dice che mi deve presentare un agente segreto che sta per darle delle carte importanti. E andiamo a cena, l'agente segreto mi vede e dice: ah sì, io ti conosco. E le carte importanti scompaiono. L'indomani Marina Maresca dice: no, no, ma quello non ha potuto portare più, grazie. Aveva visto bene, aveva capito che quali carte segrete importanti. Beh, 3 mesi dopo succede quel casino infernale che voi tutti ricorderete. Io di Gerardo sull'unità vorrei ricordare adesso, però passando a tutt'altro argomento, quell'editoriale in cui diceva: basta la guerra fra giudici e politici. E siamo nel 1993, cioè piena mani pulite. Lui diceva: stare attenti, che adesso dopo quasi 18 anni dobbiamo ridirci la stessa cosa anche noi.